partenariato come quelli che abbiamo attivati tra imprese e ricerca. Io le faccio un'altra domanda. I risultati della sperimentazione, i risultati, diciamo, di eventuali, come dire, attività che vengono fuori, non dico brevetti perché sarebbe un concetto molto lontano, ma la proprietà intellettuale che sarebbe all'interno di quel progetto, poi di chi sarebbe? Dell'impresa che siti solo? Allora sarebbe ancora più complicato poi tirar fuori in che modo. A fine dell'iniziativa realmente noi abbiamo, in altre parole, dei software piuttosto che delle, come dire, applicazioni che l'impresa trova come interesse a essere partecipe in questo processo perché mette a punto la soluzione che magari ha già o che comunque può mettere, diciamo, a customizzare rispetto a dei tematismi che noi riusciamo a tirar fuori ora e a dimostrare anche a voi impresa ICT, guardate che c'è questo mondo. Ci sono questi problemi e c'è anche tutto un mercato che può essere di interesse per voi. Il fatto che la costruzione poi induca a avere delle compagini forzate, secondo me muoiono subito, perché già ora muoiono i progetti che partono con tutta la migliore intenzione nel momento in cui, diciamo, dopo 6 mesi non si riesce a fare un passo in avanti. Immaginiamo se poi nella sperimentazione, come dire, quei soggetti erano fittizi. Il problema questo sta anche all'impresa, come dire, cimentarsi se gli interessa con soggetti che realmente possono essergli di utilità. C'è sicuramente, come dire, uno sforzo che se non è un business plan, ma è là vicino, cioè l'impresa che ha ICT che si candiderà si deve chiedere se gli interessa stare su, cioè fare quella sperimentazione perché gli interessa stare in quel mercato. Dopo. È perché comunque già, come dire, può avere delle soluzioni o comunque aver fatto già delle ricerche su che sono rimaste, come diceva Adriana Grini, nella Death Valley, cose che vediamo, perché poi non hanno trovato, specialmente quando si opera con gli enti pubblici, è complicatissimo andare a fare sperimentazioni. Vi faccio il caso che faccio sempre di sistemi di telemonitoraggio di inquinamento e allo stesso tempo di traffico fatto con tecnologia, diciamo, wireless, che ha avuto una grossa difficoltà finanziaria come progetto di ricerca, grosse problematiche perché è cascata la giunta, è cascato l'assessore che aveva dato la disponibilità e questi sono ritrovati a dover cambiare comune nell'ultima fase del progetto perché non avevano l'interlocutore, in quanto interloquire con gli enti pubblici ha delle complicazioni non da poco. Quindi portarli in maniera anche contrattuale a essere soggetti, se vogliamo, fornitori, per non chiamarli partner, ma partner di un progetto comune, è, come dire, la sfida che alla fine dei conti stiamo lanciando con queste iniziative. Ripeto, era molto più facile pensare che fossero più o meno beneficiari come si è fatto con i partenariati regionali per l'innovazione, ma avremmo, come dire, fatto male a noi stessi, perché sappiamo benissimo che oggi i comuni non hanno possibilità di cofinanziare, se parliamo di problematiche che impattano necessariamente sulla pubblica amministrazione. Sul socio sanitario, se non ci sono le famiglie, le onlus e le associazioni, di che stiamo parlando? Non stiamo parlando di niente. Quindi non avremmo, avremmo potuto, come dire, obbligare associazioni che già chiedono il sostegno pubblico per cofinanziarvi? Questa è un po' stata la problematica a monte. È molto più facile selezionare quelli che possono essere soggetti utili in un progetto proprio di business. Questo è un po' il discorso. Sì. Ma, non, ma gli utenti finali spendono soldi, spendono un mare di soldi in alcuni settori. I comuni spendono un mare di soldi per l'ambiente, i comuni spendono un mare di soldi per la pubblica, per le gov. Se non ci credono, non parteciperanno. Quelli che ci credono, parteciperanno. No, un conto è cofinanziare. Cofinanziare significa avere un progetto di impresa, di business che voi conoscete meglio di me. Non lo racconto a voi poi che siete oltretutto una medio-grande impresa, non siete piccoli. Quindi sapete benissimo che voi, come dire, i fornitori o i soggetti con cui fare una sperimentazione, non è un fatto di crederci, è un fatto di avere anche delle regole che sugli aiuti sono molto rigide, lo sapete meglio di me. Le regole di cofinanziamento sono rigidissime a livello comunitario, stanno diventando ancora più rigide. Per cui è chiaro che quei soggetti non sono nemmeno titolari. Poi qui parliamo a monte,
gli aiuti che partono per aiutare le imprese ICT a sviluppare, o comunque le imprese a svilupparsi su alcuni settori in maniera più radicata nel territorio, cioè l'aiuto deve andare a loro. Qui il problema è renderli copartecipi di un cofinanziamento, ma poi un'associazione che cofinanzia, cioè è molto più complicato riuscire a... E poi, ripeto, c'è a monte un modello anche di apertura. Noi non vogliamo creare, come dire, un cluster chiuso di soggetti che sono già noti tra di loro, ti presentano il progetto e non aggiunge nulla di nuovo a quello che può essere invece un'apertura di sistema, dove voi imprese, info del mondo ICT, potete trovare, se li trovate, se ci sono, degli utenti, degli utilizzatori con cui sperimentare. Se non ci sono, non ci sarà progetto. Se ci sono, ci sarà il progetto. Se ci sono progetti fasulli, muoiono di sé, per esperienza ve lo dico, perché già il fatto di avvicinarsi a fare un progetto, dover anticipare, trovare la garanzia di storia, di interloquire con questi, ed è tutto, come dire, già costruito, poi dovrà essere, come dire, dimostrato anche in quello che si racconta nelle carte e che si fa nella fattispecie. Questo un po' è il mondo da cui in cui ci stiamo muovendo, ben consci che ci sono poi altri strumenti dove quel tipo anche di, come dire, di modellistica lo abbiamo anche attivato. Però ecco, qui l'obiettivo è anche intervenire su ambienti dove c'è già una spesa pubblica. In molti di quei settori c'è già una spesa pubblica se per sé. Il problema sa qual è? Che il 99% dei fornitori non sono pugliesi, non sono regionali. Sono i soliti di cui si comprano macchinari costosissimi, perché ce lo dicevano i colleghi dell'assessorato alla, diciamo, politiche sociali, per non parlare della sanità, dove ci sono spese ingentissime, dove il fornitore è, diciamo, dell'altra parte del mondo, si compra sempre quella macchina per tradizione, non funziona perché comunque le famiglie hanno problemi, però lì interviene la famiglia, ha problemi a utilizzarla. E si chiedono, ma è mai possibile che non c'è un'impresa locale che riesca quantomeno a customizzare, cioè a facilitare l'utilizzo, a farne una versione più vicina ai nostri problemi? Costano 70-80 mila euro a macchina e ne vengono vendute molte, parlo di alcune patologie abbastanza complesse. Il mondo delle gov è uguale. Il mondo della pubblica amministrazione, dove i comuni di dritto, distorta, con aiuto pubblico, regionale, nazionale o altro, spendono. Però poi ci si, come dire, confronta su problemi che alla fine possono invece trovare una massa critica più locale, perché il nostro obiettivo è quello di aiutare proprio voi imprese ICT a capire se pugliesi, se c'è la possibilità di essere in un albo di fornitori, ecco perché lì, diciamo, dove non ci siano i soliti noti dalle più grosse imprese che poi non hanno nemmeno una sede in Puglia, tra parentesi. Il cliente, beh, infatti qui perché parliamo di associazioni e di pubblica amministrazione alla stessa maniera, chiaramente io non mi riferivo alla situazione che è l'utente, ma infatti certo, ma infatti dobbiamo del cliente, e lui parlava dell'utente, beh, perché lei probabilmente potrà già avere rapporti con quel tipo di soggetti che noi chiamiamo utenza, perché non è il singolo che ci interessa ora. Può essere anche, come dire, nel caso dei comuni, tutta l'ANCI, che come presenta un progetto o presenta dei fabbisogni che vanno bene per tutti i comuni, l'utente è l'ANCI. È chiaro che lei mi sta ponendo un altro discorso. Nel momento in cui io, impresa, ho già un rapporto con uno di quelli che noi chiamiamo utenti e che sono poi, per voi già clienti, però per utente significa che qualcuno le metterà a disposizione il suo tempo, le deve mettere a disposizione il proprio personale, i propri ambienti. Questo costa, immagino, perché altrimenti quella famiglia, quell'associazione, quel comune, per il caso che gli ho fatto prima, ripeto, per meccanismi fisiologici, poi non le danno più il supporto a impresa che vuole sviluppare, vuole sperimentare, vuole capire se funziona in un contesto di mobilità che è quella pugliese, non è quella di Roma. E quindi in questo contesto quel comune, se non è stimolato, perché è obbligato, tra parentesi, anche, come dire, finanziato a poter far sì che il proprio personale sia messo 10 ore a sua disposizione, non lo farà mai.
Questo un po' è per noi l'utente. Poi che quel comune diventa cliente perché ce lo auspichiamo, è l'obiettivo sicuramente, che un domani diventano vostri clienti o quelle associazioni diventano vostri clienti perché vi pagano. Però in questa fase, diciamo, voi tra virgolette pagate la disponibilità loro o di altri soggetti che comunque unirete o comunque riterrete utili. Poi bisogna dimostrare perché quello sì e l'altro no, ma fa parte, diciamo, della costruzione del progetto. C'era, prego, sì, signor. C'era prima... Se parliamo della formazione, che è uno dei temi dell'educazione, dell'istruzione, è uno dei tematismi, lì le università, i centri di ricerca, se vogliono esprimere tutta una serie di problematiche che oggi ci sono sulla formazione a distanza, coinvolgimento, come dire, di tutta una serie di soggetti che partecipano al mondo più ampio anche dalla stessa ricerca, è una problematica che poi ha, come dire, una sua contestualizzazione dimostrabile, che non ha oggi una risposta o una soluzione su cui perché il problema non è tanto avere soltanto un problema, anche dire in che modo l'ICT risolve quel problema. Attenzione, perché i beneficiari sono le imprese ICT, sono i soggetti privati, non pubblici. Gli aiuti? La soluzione. Se il soggetto c'ha già la soluzione, non ha necessità dell'aiuto pubblico, come premessa. Cioè lei ha una soluzione come idea e quello sarà, come dire, oggetto della seconda fase, nel momento in cui lei avrà, allora, se lei dice io ho un'esigenza, mi candido anche come utenza piuttosto che oltretutto anche laboratorio di ricerca, dipende appunto da quello che lei va a esprimere, perché se lei esprime più che altro un fuorbisogno, allora è utente. Se lei esprime la capacità di mettere a disposizione un know-how in un laboratorio di ricerca, oltretutto identificato e classificato, non, diciamo, non ci si alza la mattina e si diventa, no, a tutela vostra, per cui sono quelli codificati, iscritti, enti pubblici piuttosto che di ricerca, iscritti all'albo del MIUR. Poi è chiaro che la soluzione da implementare, il software da svilupparlo, andrà a fare l'impresa che è interessata a farlo e che si convince che trova, come dire, un mercato, certo. Questo si lega anche all'altra domanda, cioè più costo da chi è determinato, dalla sua impresa oppure dall'impresa? Il costo lo è determinato dal progetto nel suo insieme, è chiaro che l'attore principale è quell'impresa. Quindi è lui che è, certo. Beh, nei costi, come, di sviluppo, nei costi di, c'è tutta una serie, come dire, di valutazioni che fa chi può lo deve mettere sul mercato un domani. Un'altra domanda dal retro, poi le lascio la parola anche a lei. Prego. Il laboratorio è inserito perché comunque c'è un momento di validazione che riteniamo sia opportuno possa essere sviluppato da parte di soggetti, come dire, preposti a poter dare quel contributo al, poiché qui non parliamo anche di sperimentazione. È chiaro che ci dovrebbero essere contesti in cui avere a disposizione un laboratorio di ricerca significa avere a disposizione del know-how piuttosto che dei tool, piuttosto che degli ambienti, che sicuramente in una parte minimale, perché non sarà obbligatoriamente come il 50% dei costi. Stiamo parlando del 5% come idea di riferimento, dove c'è una fase di validazione di quello che verrà fatto. Ecco perché, diciamo, la compagine, anche per garantire, come dire, una massima anche equilibrio e trasparenza e bontà anche dal partenariato, viene richiesta anche che ci sia questo soggetto. È come se fosse un fornitore, certo. In questa, diciamo, per quello che è il modello, no. No. In
No, perché deve essere un fabbisogno, come dire, che tipicamente impatta sulla collettività. Cioè sono ambiti su cui non c'è questa, come dire, nicchia specifica di problematica, perché altrimenti, come, ci sono anche delle scelte più macro che vengono fatte. Codice amministrazione digitale. Non dobbiamo dirlo noi, altrimenti come noi sapremmo già come orientare i tematismi e non avremmo fatto tutto questo sforzo. Questo non si comuni a dirlo. E se, ripeto, sono tanti a dirlo, tanto meglio è, se sono in tanti, o se è quella che la rappresenta più di tutti. Ecco perché c'è il discorso delle associazioni. Che fare le scelte, è chiaro che qui non è che possiamo finanziare, ripeto, migliaia di progetti, 100 progetti in 8 tematismi, se sono tutte 8, se facessimo proprio una ripartizione equilibrata, stiamo parlando di 10, 12, ma anche 20 a dominio, che significa realmente riuscire a far emergere le cose che noi non sappiamo. E noi le sappiamo, come dire, potremmo già oggi uscire con un bando di aiuti alle imprese del settore, sarebbe il terzo, potremmo anche definire molto più, come dire, singolarmente, specificatamente i sottotematismi, però non è quello che si vuole fare, si vuole proprio invertire il processo e far emergere quelli che possono essere anche, ripeto, problematiche esistenti che però non vengono per niente colti, perché si va anche, come dire, su dinamiche abbastanza diverse. No, non ho capito. No, mi sono distratto perché tra l'altro c'era un'altra persona Lecce. Che aveva... Sì. A Lecce c'è un'altra presentazione sull'altro bando sui servizi per l'innovazione. No. No. Prego. Sì. Sì. Nella parte del sito, quando provate a dare un'occhiata alla sezione che riguarda la manifestazione di interesse, troverete che oltre i 3.000 caratteri, non di più, che sono necessari per la manifestazione di interesse, c'è anche un campo note, dove voi potete eventualmente lì far riferimento al network, far riferimento anche all'impostazione di qualcosa di più che una manifestazione di interesse. E poi, diciamo, ci sono anche eventualmente da inserire dei documenti per chiarire meglio, cioè la possibilità anche di fare un upload di qualcosa. Certo, non ci aspettiamo grosse informazioni, perché in questa fase poi il lavoro è un lavoro di sintesi che deve essere fatto, quindi è bene che venga mantenuto, diciamo, nei canoni che sono obbligatori, che sono descritti lì sul sito. E poi, nel caso in cui in queste note voi facciate riferimento anche al discorso che è coinvolto un comune, un'altra associazione e così via, è evidente, anzi è auspicabile, che questa associazione si iscriva al catalogo, certamente sì. 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 L'utenza finale si può iscrivere al catalogo, perché voglio dire, se l'impresa deve fare un progetto e deve coinvolgere il comune X, deve sapere, diciamo, questo comune, diciamo, dov'è, chi è referente, non è, diciamo, il comune. Ci vuole, come dire, una serie di informazioni che possano ricondurre a chi effettivamente poi si impegna a partecipare.
Sì, no, vorrei aggiungere il fatto che se questo che lei rappresenta è vero, come sicuramente lo è un esempio nel quale l'utente finale può partecipare a quella fase di coprogettazione che dicevamo prima. Cioè l'impresa quando andrà a fare il suo progetto di sperimentazione, no? E troverà che l'utente X, oltre ad aver espresso il fabbisogno non con quattro parole, ma inquadrando il tema, referendo, facendo riferimento a una specifica attività, coinvolgendo anche altri attori e così via, diciamo, probabilmente anche nella fase di presentazione può coinvolgere l'utenza finale, no? E scrivere insieme anche questo progetto di sperimentazione che intende fare. È proprio quello il valore aggiunto che poi verrà dato anche in fase di valutazione, se l'impresa riesce o ha la possibilità di farlo anche in fase di presentazione del progetto. Diciamo alla domanda di prima, quando è la scadenza? La scadenza, come dire, non l'abbiamo fissata, scusa, i 2 mesi, non è che ci vogliamo spostare che diventino 6 mesi, però i 2 mesi, giorno in più, giorno in è proprio legato a, come dire, intanto a raccogliere e poi comunque a fare una fase ulteriore di confronto prima di avviare il bando. Non è che non è fissativo, diciamo, è chiaro che nei bandi pubblici e negli avvisi pubblici quando si mette una data è quella. I 2 mesi per oggi per noi rimangono 2 mesi, fermo restando che, diciamo, che poi era il termine entro cui far partire l'altro bando. Abbiamo questi meccanismi di, intanto di raccolta, di selezione, poi cose che faremo già attraverso, come dire, il portale, poi creare possibilmente una serie di altri incontri in cui confrontarsi o comunque mettere a fattor comune quello che è arrivato, le scelte fatte prima di arrivare. Quello che io vi posso dire è prima si accelera questo processo, come dire, di far pervenire i fabbisogni e le manifestazioni di interesse, tanto più si riesce come dire, a essere veloci e a poi riuscire a sviluppare la seconda fase con più facilità. Comunque, sempre noi, quando è partito? Questo era aprile, quindi noi entro giugno intendiamo chiudere questa fase di consultazione e riuscire già in maniera poi rapida, entro fine giugno, a presentarlo. E a luglio, fine luglio, se non sarà fine luglio, ma non oltre i primi di settembre, lanciare i bandi. Prego. Ci sono i raggruppamenti previsti almeno di 3 imprese. No. No, perché ci sono delle premialità o uno o più di o tre o più di tre, perché poi ci sono esperienze nel passato, come dire, negative, un po' nella logica che si costruiscono ad hoc, partendo, come dire,
intese che non ci sono e poi realmente ci deve essere come dire, condividere quello che poi è il risultato di tutta questa attività. Non è tanto questa fase di sperimentazione, quello che sta dopo. Però diciamo, ci siamo convinti nel tempo che almeno tre dà garanzia, che non è già quello, come dire, non è assoluta, però è più trasparente il meccanismo di, diciamo, di raggruppamento di rete. No, le imprese Tutti e non si due. iscrivono ai cataloghi, No, le no, le imprese imprese devono no. essere Tutti i CT, e due. consigli operativi in pugno, che devono essere raggruppate o sotto forma di consorzio oppure con contratto di rete. No, le imprese non si devono iscrivere, no? Sono gli utenti e i laboratori che si iscrivono perché lei, se rappresenta un'impresa, potrà scegliere, oppure lei dice io ho una soluzione nel campo ambientale. Può risolvere quel problema. Vedo chi sono i comuni disposti a, perché sottoscrivono la come disponibilità a essere soggetti coinvolgibili, e quindi se li scegli, se non li conosci. Idem per le associazioni. Questo è il modello libero, open. Altrimenti si rischia che io conosco Tizio, conosco Caio, abbiamo già lavorato insieme e si ripropone come di quello che già era stato oggetto di contratti e di clientela preesistente. Bene, lasciamo il tempo per l'ultima domanda, certamente. Sì, perché i finanziamenti che si utilizzano sono quelli per le piccole e medie imprese, quindi a monte il serbatoio finanziario sono gli aiuti alle PMI, quindi le grandi imprese sono escluse. Bene, allora vi ringraziamo e Grazie chiudiamo i lavori.